Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con la nuova serie Fishing Room. Quest'oggi come secondo video vedremo come posizionare i supporti per i nostri mulinelli. Nel prossimo video vedremo come sbobinare e distruggere tutte le bobine e rifarle da capo. E nel video ancora successivo vedremo il lavoro finito, quindi tutti i nostri bei mulinelli sistemati. Cosa ci serve quindi? Partiamo dal materiale occorrente per prendere l'anta del nostro armadio e trasformarla in una rastrelliera per mulinelli. Allora, intanto un lapis, L'apostrofo apis, a vedere le correzioni ora. Anzi, accendiamoci intanto la nostra GoPro, era già accesa, scusate. E ok, quindi GoPro via video, non parte. Allora, prima cosa, come dicevamo, un lapis, vedete il caos dell'ufficio, un lapis. Poi un set di punte sia per l'avvitatore che comunque per fare i buchini nelle nostre placche, le nostre, eccole qua, placche per mulinelli che dovremo modificare facendo un buchino qua, lo prendi lo zoom, sì, e un buchino di qua che ci serviranno per fissarle al nostro armadio. Un set di vitine, che queste comprate a un euro dai cinesi, ok. Poi una livella, yeah, un metro, e l'immancabile distrutto avvitatore, condizionatore, luci e green screen del nostro avvitatore. Quindi il materiale occorrente per questa realizzazione, perché come vi dicevo nello scorso video, Fishing Room serve per vedere come sistemare le proprie attrezzature di pesca. Quando lo faccio per me, lo faccio insieme a voi, infatti come vedete maglietta scrausa versione lavorativa. Detto questo, vediamo come si svolge la lavorazione. Per prima cosa dobbiamo posizionare il nostro supporto. Tanto apriamo la parete dell'armadio e posizioniamo il nostro primo supporto per darci un'idea più o meno di dove lo vorremmo realizzare. Una volta che ci siamo dati un'idea di questo, possiamo decidere di muoverci in due modi diversi. Il primo è posizionare il primo sostegno e poi a seguire tutti gli altri, oppure con il metro misurare la distanza del nostro armadio, cioè quanto è grande l'anta del nostro armadio, per dividere in maniera equa le nostre placche. Io mi muoverò in questo modo. Quindi, presa la misura della nostra placca, che equivale ad una lunghezza di circa 2 cm, andremo a fare i segni segni con l'apis sull'anta del nostro armadio, mi raccomando tenendo in considerazione il fatto appunto di metterli a livella. Quindi con l'ausilio della livella e con il metro tracciamo una linea e cominciamo a suddividere i vari spazi. L'opera successiva è quella di preparare i supporti per essere posizionati nella prima linea. Quindi se ne vengono 5 supporti ne prepareremo 5, se ne vengono 8 ne prepareremo 8 e così via. Prendiamo il nostro supporto, lo posizioniamo su una superficie non danneggiabile, non rovinate il tavolo di mamma. Lo posizioniamo su una superficie non danneggiabile e mettiamo la nostra punta che sia adeguata, come vedete, alla vite, né troppo piccola né troppo grande. Troppo grande creerebbe il problema intanto di indebolire troppo la nostra placca e poi anche perché dopo la testa della vite passa oltre e avremo dopo bisogno di ulteriori rondelle per poter fissare il tutto. Quindi scegliamo una punta adeguata e cominciamo a bucare. Una volta bucate le nostre placche, andiamo a posizionarle sull'armadio una dopo l'altra, avvitando, facendo attenzione appunto a lasciare un pochino di spazio, perché come vedete le placche non sono proprio aderenti, diciamo le linguette non sono proprio aderenti alla parte bassa, quindi rischiamo di storgerle. Una volta fissata tutta la parte alta, con l'ausilio della livella e con un po' di pazienza e precisione, sistemiamo anche tutta la parte bassa. A questo punto non ci resta che ripetere la lavorazione
su tutte le file, fino all'esaurimento placche o naturalmente soprattutto fino all'esaurimento dello spazio disponibile. Una volta posizionato il tutto, la nostra razzelliera è quasi pronta per ospitare i mulinelli. Non ci resta che nel prossimo video sistemare appunto i monofili e posizionare i mulinelli. Detto questo, ragazzi, ecco come realizzare il nostro pannello dove andranno posizionati la nostra razzelliera, dove andranno posizionati i nostri mulinelli. Vedremo appunto nel prossimo video come imbobinare, sbobinare e rimbobinare tutti i nostri vari mulinelli per prepararli per la nostra razzelliera. Vi faccio un recap veloce del materiale occorrente, quindi una livella, l'avvitatore, le punte sia per l'avvitatore che per il trapano, un metro, le nostre placche e le viti e naturalmente il nostro fidato lapis, c'è anche un telefono. Detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto di cliccare mi piace, commentare, condividere e di iscrivervi al nostro canale. Vi venite a trovare un po' su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video di Fishing Room. Vi rimando ad un prossimo video di Fishing Room e vi ricordo come sempre il nostro motto: catch and release. Ciao bimbi!